51esima edizione della Coppa della Pace, 48esimo trofeo Fratelli Anelli, 35esimo trofeo Gabriele Dini, nonché Memorial Fabio Casartelli. Nel primo weekend di giugno si torna a gareggiare in terra di Romagna con la categoria dilettanti Elite Under 23 per una grande classica, appunto, nata nel 1975 a più riprese in diversi anni, e quindi siamo giunti alla sua 51esima edizione. Ma andiamo a sentire alcuni ospiti. Con Marino Amadori, commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 23, beh, la Coppa della Pace, trofeo Fratelli Anelli, un appuntamento da non mancare per i futuri campioni. Sì, come tu hai detto, una delle migliori corse internazionali che abbiamo in Italia, per giunta qui in Romagna, quindi tanta roba per noi romagnoli. E mi fa molto piacere essere qua innanzitutto, e che dire, un percorso collaudato, un percorso che ha già dimostrato che si dà la possibilità ai nostri migliori Under 23, ma non solo, ma anche a livello internazionale, di esprimersi. Abbiamo un albo d'oro di tutto rispetto, quindi anche oggi sono convinto che ci sia una bellissima manifestazione e un degno vincitore. Ecco, oggi le previsioni meteo mettono variabile, quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Adesso questo, vedendo un po' in questo momento, penso che aveva messo l'acqua verso la fine, però pure che anticipi un po' i tempi, però l'importante è che se è acqua non è nulla di che, l'acqua ci sta nel corso di ciclismo su strada, e penso che adesso al giorno d'oggi con i materiali e con la preparazione che hanno i ragazzi, anche un po' di acqua, la temperatura è ottimale, quindi penso che sia anche un sollievo. Ecco, dal punto di vista dei corridori invece, chi dobbiamo tenere d'occhio noi? Beh, io penso che a livello stranieri ci sono alcune formazioni molto interessanti, come l'Action Max, la Lotto, faccio due squadre che, perché sono, hanno un gruppo di ragazzi molto molto interessanti, ragazzi che hanno già fatto dei buoni risultati a livello internazionale, quindi saranno sicuramente i fari delle corse. Le nostre squadre italiane devono tenere d'occhio più che altro queste squadre. Barbara Gamberini, oggi ci siamo Coppa della Pace e il comitato provinciale, praticamente la referente, ci può dire che cosa ne pensa su questa gara? Questa gara è sicuramente il fiore all'occhiello dell'organizzazione della nostra provincia, che comunque per quanto piccola è molto viva dal punto di vista organizzativo. Però è chiaro che oggi, insomma, convogliamo le competenze delle nostre società che si occupano di solito di promuovere il ciclismo di base, ma sono perfettamente in grado anche di approcciarsi al panorama nazionale e internazionale. E dalle parole del commissario tecnico della Nazionale Italiana Marino Amadori, insomma, ci si aspetta un bel fuoco alle polveri con Barbara Gamberini, referente provinciale della Federciclismo di Rimini. Abbiamo potuto sentire ovviamente una delle anime organizzatrici di questa prova, appunto insieme all'azienda, allo stabilimento produttivo dal quale si parte, della famiglia Anelli, cioè la polisportiva Sant'Ermete, di concerto appunto con l'organizzazione del pedale riminese del papà di Barbara, Giovanni Gamberini, che da tanti anni appunto è sulla breccia. Ma i corridori sono in fase di presentazione a squadre, sono tante le formazioni, con 26 team, 9 stranieri che praticamente hanno voluto essere presenti alla giornata odierna, pronti per i 172 km da affrontare. Ma andiamo a sentire alcune voci di Lo Consolo, Vinokurov e Pellizzari nell'ordine. Ettore Lo Consolo da Bisceglie, oggi terra di Romagna, cosa ti aspetti da questa gara? Sicuramente buoni propositi, la forma sta migliorando pian pianino e speriamo di far bene. Il percorso è impegnativo e il punto cruciale è lo strappo che si fa dal quarto giro. Per fortuna è abbastanza corto, anche se è ripido, quindi speriamo di far bene anche lì. Nicholas Vinokurov, what about the race? It's a good race. I was there last year. I was in the breakaway all day, and they caught me at 1K to go. So, yeah, nice race with the final laps in the climb. So we'll see today. I expect the breakaway to go in the early kilometers. Then the strongest guys that will decide the final of the race in the climb.
And yeah, in the final two laps, we need to be in the front and to play maybe a top 10, a podium, I don't know. Giulio Pellizzari, oggi appunto alla 51esima Coppa della Pace. E beh, cosa ci dici di questo tempo? Molto variabile. Può cambiare le sorti in gara? Sì, diciamo che il tempo non è dei migliori, minaccia pioggia, ma diciamo mi trovo bene con il bagnato, quindi sono fiducioso per oggi. Ma diciamo che non l'ho mai fatta questa gara e me l'hanno sempre raccontata come una fantastica gara organizzata al meglio, molto dura, dove si può fare bene. Oggi daremo tutto insieme alla squadra, la Romagna mi porta bene, mi ha sempre portato bene, speriamo che oggi mi porti bene anche oggi. E abbiamo sentito le parole dei ragazzi intervistati nel pre-gara, intanto vediamo le operazioni preliminari di rito che si stanno completando. Abbiamo visto Glauco Santoni, tra l'altro, dove nel 74 vinse il trofeo De Gasperi, e uno degli attuali protagonisti che lo è stato, Davide De Pretto della Zalfa Aeromobile Desire Fior. Mentre intanto con la presenza del primo cittadino di Sant'Arcangelo di Romagna, Alice Parma, c'è Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, e appunto si abbassa la bandierina a scacchi dopo che il signor Anselmi, stiamo parlando del vescovo di Rimini, ha dato la sua benedizione e si è tenuto anche un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione della Romagna. Momento molto molto sentito, ma adesso le nostre immagini ci portano dentro Sant'Arcangelo di Romagna. Adesso i corridori andranno ad affrontare tre tornate di un circuito vallonato attraversando il fiume Marecchia, quindi Sant'Arcangelo di Romagna con Pilla Verucchio, Ponte Verucchio, Poggio Toriana, i comuni che sono appunto attraversati nel corso di questi primi tre giri, circuito vallonato pianeggiante con 33 uomini che ora si stanno sganciando, quindi una situazione da tenere d'occhio con tante unità là davanti al comando. E allora, mentre intanto questi 33 uomini hanno un vantaggio che Radio Informazione comunica di 40 secondi, diamo un'occhiata anche a questi 156 concorrenti che hanno preso il via della 51esima Coppa della Pace, 48esimo trofeo Fratelli Anelli. Una classica, non c'è bisogno ovviamente di ripeterlo, romagnola, che tuttavia ammaglia, infatti abbiamo 9 formazioni straniere, 29 in totale con le italiane, quindi veramente un grandissimo numero. E dalle parole del CT Amadori già abbiamo qualche spunto tecnico, perché c'è il Team Lotto Car House, c'è l'Unione Ciclistica Monaco, c'è la Hagenberman Action che è andata molto forte con Darren Rafferty, lo ricordiamo, il vincitore delle Strade Bianche di Romagna, campione irlandese a cronometro, quinto anche alla Liegi Baston Liegi, e poi ci sono tutte le migliori italiane, c'è anche la Monex dal Messico, poi per dare sempre l'occhio a quelle che sono le straniere, e logicamente poi le migliori italiane, abbiamo detto, a partire dalla Bardiani CSF Faizanè e dalla Zalfa Aeromobile Desire Fior, che ha i primi numeri dell'elenco iscritti, Colti Colpac, attenzione a Diego Bracalente, c'è anche Alessandro Romele e diretti da Miraglia, da Gianluca Valotti. Poi ci sono le romagnole che logicamente puntano a fare bene, vediamo appunto là davanti dei 33 uomini, qui intanto il gruppo, come giustamente le nostre telecamere passano da una parte all'altra della corsa, ci sono logicamente qui i corridori romagnoli che puntano a fare bene, ma tante sono le agguerrite, in totale abbiamo detto 29, per un percorso di 172 km con le 8 ascese alla vetta del San Paolo. Qui insomma viene fuori tutto il fondo dei corridori, siamo a stagione oramai inoltrata, e quindi chi vuole puntare al Giro d'Italia qui deve andare assolutamente molto molto bene. Intanto c'è il sole e questo è già una cosa buona per i corridori, che in un periodo travagliato come non mai dalla pioggia possono godersi appunto i 30 gradi della Romagna, ma la corsa è veramente molto molto lunga, e quindi staremo a vedere. La pioggia è prevista per una corsa che si aggira sulle 4 ore
di distanza. Gruppo compatto intanto, la situazione intanto con la sintesi, abbiamo visto che il gruppo è andato a riprendere i 33 uomini al comando, era un'azione veramente molto pericolosa, li hanno tenuti sempre lì nel mirino, 30-40 secondi il loro vantaggio massimo, anche perché le formazioni sono composte da non più di 6 atleti, quindi tenere d'occhio e chiusa la corsa risulta veramente molto molto difficile. La prima salita, e quindi cominciamo con le ruote a tendere verso l'insù, vede il gruppo compatto. Monex che si muove intanto là nelle prime posizioni, c'è Del Toro, Isaac che adesso si alza sui pedali quasi a zompettare questo atleta appunto che ha l'affiliazione con la formazione messicana nella Repubblica di San Marino, quindi veramente qui a pochissimi chilometri. È lui che prova a rompere gli indugi in questo momento in salita, si volta in attesa che poi qualcun altro faccia altrettanto alle sue spalle. Abbiamo superato il 74esimo chilometro di gara in questo momento e quindi è ancora molto molto lunga salita, che presenta tratti veramente impegnativi, ma sono veramente pochi strappi, poi il resto è tutto un falso piano, quindi in realtà è più una salita che permette di far saltare fuori le dote di un buon passista scalatore più che scalatori. Come dicevamo, il fondo è la caratteristica determinante per chi vuole andare forte nella Coppa della Pace che ha lanciato tanti campioni, a partire da Primoz Roglic, dove nel 2015 appunto proprio qui andò a vincere la classifica dei traguardi volanti, premiato da Anelli, la signora Anelli. Oggi invece appunto l'abbiamo visto qualche giorno fa premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Roma col trofeo senza fine in mano per l'edizione numero 106 del Giro d'Italia. Intanto siamo sul Gran Premio della Montagna, gruppo che praticamente è compatto. Sì, c'è un uomo della Rime che ha preso leggermente vantaggio, tuttavia gruppo che lo tiene lì nel mirino. Dicevamo, una corsa con 52 edizioni, perché in qualche anno si è potuta disputare per più di una volta, non è stata come tutte le altre corse che la vediamo una volta l'anno, ce n'è di più. Leggendo appunto il Garibaldi della corsa, vediamo, è stata bellissima questa soggettiva in discesa con il gruppo. E sempre leggendo il Garibaldi, una nota particolare di questo regolamento, ce l'abbiamo anche la parte in dialetto romagnolo, quindi non sono molte le gare che appunto possiamo vedere e scorgere con questa peculiarità folcloristica, se vogliamo, però molto 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 deliziosa. Vediamo la situazione intanto con l'Otto Carhaus, la formazione quella del nord Europa che ora si muove con il numero dorsale 100-114. Si tratta di Cedric Haft, quindi, che si alza sui pedali nel tratto in salita. Formazione che non manca, non manca mai qui alla Coppa della Pace, dove Alex Danton, lo ritroviamo l'anno scorso nella quinta, al quinto posto nell'ordine d'arrivo. E poi, a proposito di ordine d'arrivo, scorgendo appunto un po' l'albo d'oro, c'è Ben Swift nel 2008, c'è Silin nel 2009, c'è anche, trovando un po' più vicino ai giorni nostri, Simone Velasco che correva con la maglia della Zalfero Mobile Desire Fiore, poi Nicola Gaffurrini nel 2017, Matteo Sobrero nel 2018, Georg Zimmermann poi della Tirol 2019, causa Covid l'assenza nel 2020, Dan Hull al Giro d'Italia, quest'anno l'abbiamo sentito, 2021, e l'anno scorso con i colori, quelli della Zalfero Mobile Desire Fior, c'è Federico Guzzo, e poi c'è anche Filippo Zana, poi in terza posizione nel 2019, l'attuale campione italiano tra i professionisti. Si muovono però alle spalle del battistrada. Ora c'è il numero dorsale 244, è Matteo Regnanti della Opla, la formazione toscana, Petroli Firenze, dietro il gruppo invece che è messo alla stringa dagli uomini della Zalf, sono lì
praticamente 30 secondi. Intanto vediamo la Lotto Krause in funzione di stopper che sta dietro, controlla anche le nostre moto di ripresa, a dir la verità. E qui appunto con la Lotto Krause siamo tornati nuovamente nella prima posizione, numero dorsale 114, Cedric Haft là davanti tutto solo. È già un giro praticamente oramai che sta facendo tutto solo, quindi veramente un bel premio per la tenacia nel voler tentare di portare avanti il suo tentativo. Siamo sul Gran Premio della Montagna. Cedric Haft della Lotto Krause transita nuovamente in prima posizione, si lancia giù in discesa e da questo punto mancheranno 6 km e 200 metri, massimo 300, non vorremmo errare ovviamente di precisione, fino al traguardo. E come abbiamo sentito dai ragazzi, è proprio qui che si va a decidere il finale della corsa. Gruppo che lo sta inseguendo, 5 km, 5 giri praticamente, con, abbiamo visto, Cedric Haft praticamente della Lotto Krause, si volta ora. Attendiamo soltanto di capire cosa sta avvenendo alle sue spalle per il portacolori della Lotto Krause. Tutto solo, ancora una bella pedalata nonostante i chilometri là davanti al comando, con tanto vento, nubi che cominciano a diventare più minacciose. Sta cambiando la situazione. Vediamo appunto di chi si tratta, perché la radioinformazione ci ha comunicato che c'è un movimento alle sue spalle. Infatti eccolo qua, vediamo che c'è un atleta solitario e poi in fondo al teleobiettivo c'è il gruppo compatto quasi aperto lungo tutta la sede stradale. E vediamo di chi si tratta in live praticamente con il numero 73, cioè Filippo D'Aiuto della General Store. Quindi vediamo lui che si è messo all'inseguimento di Cedric Haft, General Store SGB Fratelli Curia. Quindi Filippo D'Aiuto, un'altra bella formazione questa, con Michele Berasi, anche Tommaso Bergagna, con ciclocrossista Tommaso Bergagna, c'è Carlo Francesco Fabretto, c'è Lorenzo Peschi, c'è il figlio d'arte Kevin Pezzo Rosola, figlio di Paola Pezzo e Paolo Rosola. Paolo Pezzo, appunto, ne conosciamo ben nota le sue medaglie d'oro nel cross country, e Paolo Pezzo, le sue vittorie al giro d'Italia, oltre che per aver detenuto poi il simbolo del leader del primato proprio al giro velocista. E qui intanto stiamo vedendo la situazione che continua a evolvere, il gruppo che è lì a 20 secondi, non di più, e rientrano il 4 e il 202, e allora Zalf ed è Andrea Guerra, con il 202 invece si tratta di Emanuel Daniello, c'è anche, attenzione perché si muovono i colori, quelle della Green Project, Bardiani CSF, Faizané, c'è Giulio Pellizzari, c'è la formazione quella straniera diretta da Daniele Nieri là davanti al comando. Vediamo che si scatta in questo tratto, e qui cominciano a fare male questi scatti perché i chilometri cominciano a diventare molti nelle gambe dei corridori. Attenzione perché rientra anche il numero 1 Federico Biagini, rientra anche il 16 ancora una volta Italia con Alessandro Pinarello in difficoltà adesso con Emanuel Daniello. E allora attenzione perché ci sono una dozzina di uomini là davanti al comando, qualcuno adesso in difficoltà, due uomini della Zalf, c'è la Colpac Ballan, c'è la Bardiani con due uomini, c'è Araya della Continental Cycling Team Q36 con il numero 33 invece per la Colpac Ballan diretta da Gianluca Valotti, c'è Sergio Meris, c'è Davide De Pretto anche, attenzione anche lui con un trascorso nel ciclocross, terzo alla Liegi Bastogne Liegi quest'anno, due vittorie che ha messo in saccoccia, e anche lui uno degli atleti più attesi, insomma, quindi un bel drappello di uomini con tanti piazzamenti, vittorie qua al comando. E allora attenzione perché c'è anche una piccola breccia proprio tra gli uomini al comando, ci sono i due uomini della Bardiani che non si fanno per nulla intimorire dagli attacchi, e qui
Attenzione perché continuano gli scatti e controscatti, siamo nel tratto del fasso piano, quindi su, sulla corona più grande, via, spingere di rapporto con la Zalfero Mobil Desirio Fior, con la Bardiani CSF, il gruppo però si intravede oramai nelle scie, quindi nulla da fare, ancora il gruppo compatto, vediamo però ancora sul GPM c'è stato modo di riprendere qualche metro, e allora adesso sono, vediamo se riusciamo a dare un po' questa che è la composizione degli uomini che sono al comando della Rimesias, vediamo quindi un po' tutte le formazioni, con la Colpack Ballan c'è la Zalfero Mobil Desire Fior con Zecchin, c'è la BS Carrera con Giacomo Villa, Dell'Opla c'è Regnanti, c'è la Sissio con Cordioli, la Zalf De Pretto Biagini, la BS Carrera Andrea D'Amato, la Continental con Travis Setman, con Pinarello, della Bardiani, con Scalco della Green, del Green Team, Bergagna General Store con l'Axeon, Hagen, Berman, Axeon, Smith, poi per i colori e quelli statunitensi, quindi insomma veramente un grande tocco internazionale in questo finale che praticamente oramai ci si appresta a viverlo con le ultime fasi in salita. Sono 23 uomini là davanti al comando, c'è anche la Bigoal con vediamo appunto con i propri portacolori, si tratta di Michael Lambert, Demetrius, Mattias, c'è anche Darren Rafferty, quinto come abbiamo detto, le Strade Bianche di Romagna, Hagen Berman Haxeon, la sua formazione, e quindi insomma sono questi un po' gli uomini, speriamo di non avere, c'è Del Toro anche, sì, Monex, Monessa Clean Team, speriamo di non aver dimenticato logicamente qualcuno, sono veramente molti quelli che compongono questo drappello con gli scatti a ripetizione e con qualche goccia di pioggia che comincia a sentirsi sui caschi dei corridori, e quindi veramente il gran finale con l'ultima discesa che ci auspichiamo non vada ad essere insidiosa per nessuno di questi atleti pronti per lanciarsi verso l'arrivo finale di Sant'Ermete di Rimini con la 51esima Coppa della Pace, 48esimo trofeo Fratelli Anelli Memorial appunto di Fabio Casartelli, ricordando anche la figura di Bruno Anelli e Gino Mondaini che nel traguardo volante appunto che abbiamo visto il portacolore dell'Otto Kerhaus, Edric Haupt se l'ho andato a giudicare, tra l'altro non volevamo dimenticare anche questo nel finale oramai lanciato della salita che porta a San Paolo. Vediamo se c'è qualche tempo per un'altra scaramuccia oppure si decide tutto praticamente sul GPM e poi la discesa con le telecamere che ovviamente lasceranno spazio ai corridori per la battaglia con il rettilineo d'arrivo, con la maglia del Green Project, con Matteo Scalco che va a prendersi la 51esima Coppa della Pace, 48esimo trofeo Fratelli Anelli, in seconda posizione medaglia d'argento per Tommaso Bergagna della General Store, terza posizione anticipa il drappello Artem Schmidt del Hagen Berman Haxeon, 14 secondi per lui, quarto Zecchin che regola il drappello, quinto Giacomo Villa della DS Carrera, sesto Matteo Regnanti Opla Petro di Firenze, settimo Gianluca Cordioli Sissio Team, ottavo Davide De Pretto, scivolato tra l'altro De Pretto della Zalfero Mobil Desirio Fior, nono Federico Biagini Zalf, decimo Andrea D'Amato BS Carrera, con il podio che si va a stilare con il presidente del comitato regionale dell'Emilia Romagna Alessandro Spada, con il signor Anelli, con la premiazione finale da parte dell'assessore della città di Rimini. Andiamo a sentire il protagonista, il vincitore, giovanissimo, 18 anni, pronto a godersi lo spumante, i festeggiamenti, pronto oramai per il Giro d'Italia del Giro Next. Sentiamo Matteo Scalco. La vittoria arriva appunto alla Coppa della Pace, e che vittoria! Sì, davvero una giornata memorabile. Eravamo venuti qui con la squadra, consapevoli che la condizione era buona e volevamo fare una buona prestazione anche in vista del giro che qui tra una settimana. Non credevo di certo di venire qui oggi a vincere, sono davvero, davvero contento e ci tengo a ringraziare la squadra che mi sta facendo fare un calendario davvero, davvero importante, e questo insomma mi ha risultato. Prima vittoria della stagione, insomma, a chi la vogliamo dedicare? No, sicuro alla famiglia Reverberi e a tutti gli sponsor che hanno
creduto in me in questo progetto giovani, che è davvero un bel progetto, e quindi va tutto a loro. Ecco, e come si compone appunto il progetto Green? Sì, io sono al primo anno di categoria, ho deciso di venire qui, ci fanno fare un calendario internazionale proprio con lo scopo di crescere, insomma, non ci mettono pressione e poi quando sarà ora, insomma, ci faranno fare qualche gara dei professionisti, quindi è una sorta di passaggio insomma al professionismo, comunque è un passaggio controllato, ecco. Coppa della Pace e una manifestazione che ancora ha una caratura e una pila internazionale prestigioso e che ha lanciato anche oggi un fior fior di corridore, stavolta italiano, Matteo Scalco. Sì, è sempre una bella soddisfazione, quando le cose vanno tutte bene, c'è da lavorarci sopra perché, appunto, come ho detto stamattina in sala riunione con il DS, qui non siamo in una sala comunale dove c'è un ospite, qui siamo in un magazzino trasformato in pulizia per bene, meglio che si può, perché domani non è così, però per noi ormai è un orgoglio, è una passione che abbiamo. Finché riusciamo alla salute che ci regge, perché gli anni passano per tutti, se hai 50 anni vuol dire. Noi veramente abbiamo cominciato nel 1975, dopo abbiamo fatto vari corsi in più di un anno, allora è venuto fuori il 51. Abbiamo organizzato un anno il campionato del mondo militare che ha vinto Weinstein, e abbiamo fatto una preolimpionica che ha vinto Casarpelli, perciò sono diventati 51 per queste cose qui. Però la passione è sempre quella, nonostante che purtroppo più grandi diventi, non sono vecchio, ma con la passione che c'è, però gli anni che passano dobbiamo tener botta fino a che gliela facciamo. Il traguardo è arrivare al 2030, speriamo di arrivarci.